sulla situazione attuale, sulle leggi che sono presentate, che si preparano per il futuro e così via. Allora, per il discorso della legge Cirinna, il mio problema fondamentale è questo qui. C'è di fatto un tentativo di equiparazione di queste realtà, cioè di coppie omosessuali, con il rapporto delle coppie eterosessuali, è quello della famiglia. La mia domanda è, ma dal punto di vista sociale, questi due tipi di relazioni hanno la stessa funzione? Hanno lo stesso valore? E il problema vero è quello lì. Cioè, il problema è la valutazione sociale della famiglia, da una parte, o di un rapporto di due persone dello stesso sesso. Lasciamo da parte la questione morale, che non è adesso in questione, è la questione sociale. Il futuro della società dipende pari pari dalla famiglia, perché per fare un figlio ci vuole un maschio e una femmina. Allora, è l'interesse della società quello di custodire questo tipo di relazione, perché questo nella vita della società ha una funzione propria che tutti gli altri tipi di rapporti non hanno. Dopo accogliamo tutti gli altri tipi di rapporto, non ci sono più, questo è un altro discorso, ma dal punto di vista della società è interesse della società riconoscere il suo debito nei confronti della famiglia e l'importanza che la famiglia è eterosessuale, quella che è evidentemente così, ha per il futuro della società. Allora, a me interessa prima di tutto questo, ma non per me e nemmeno direttamente per la questione della Chiesa e per l'etica, che ha un'altra prospettiva, ma per il futuro della società. Tra l'altro viviamo un momento che dal punto di vista demografico non è un granché. Non abbiamo delle grandi prospettive per il futuro. Credo che ogni società debba tendere in qualche modo a prolungarsi nel tempo. Se siamo disposti a venire meno, questo qui è un altro discorso. Ma non mi sembra che sia la strada migliore. È vero che era Moravia, no, che diceva la società degli uomini ha sbagliato strada. Quindi questa società qua è destinata a scomparire. Accettiamo che scompaia. Poi se nascerà qualcos'altro, pace, ma il nostro futuro è se uno parte con questa prospettiva non c'è problema, ma se uno ha il desiderio di garantire il futuro della società, credo che sia interesse della società, a me interessa quello lì. Il secondo discorso, vabbè, è quello delle adozioni, sono d'accordo con le cose che vengono dette, cioè anche lì secondo me il problema fondamentale è quello di mettere al centro l'interesse del figlio, perché l'adozione deve essere fatta in funzione di lui, non in funzione dei genitori. È il figlio che deve determinare con il suo interesse e il suo vantaggio tutto quello che riguarda il tipo di adozione. E mi sembra che è vero che si dice ci sono delle coppie omosessuali che sono più affettuose di alcune coppie eterosessuali. E mi arrendo. È verissimo questo qui. Però non si può fare il confronto tra i migliori di qui e i peggiori di là, perché altrimenti è chiaro che il confronto viene fuori chiaro, il giudizio. Bisogna fare il confronto tra le coppie omosessuali migliori e quelle eterosessuali migliori, dal punto di vista dell'educazione, del trasmettere un equilibrio psicologico e una introduzione nella società dei figli. A me sembra, però le opinioni possono anche essere diverse, dico semplicemente quella che mi sembra è la migliore, cioè noi abbiamo una tradizione che è millenaria, che introduce il figlio nella società attraverso il riferimento a un papà e a una mamma. Nella psicanalisi, così come era fino a 10-15 anni fa, questo era considerato importantissimo. Può anche darsi che non sia vero, che adesso cambi tutto, però un tantino di sospetto ce l'ho. E mi piacerebbe che si usasse anche qui
quel criterio della tutela. Finché non siamo sicuri, cerchiamo di andare sulle cose che abbiamo sicuri, perché di problemi psicologici purtroppo ce ne sono tanti, e delle situazioni di difficoltà dei ragazzi e degli adolescenti crescono. Non so se sia la strada migliore per dare ai bambini un futuro più equilibrato dal punto di vista personale e dal punto di vista sociale. C'è però un discorso che è più grosso e che non riguarda solo queste cose qui, e lo metterei in questi termini. È un po' di tempo che la nostra cultura tende a porre al centro i desideri delle persone, e quindi si considera obiettivo dello Stato quello di rispondere al maggior numero di desideri del maggior numero di persone. Ora, questo criterio qui è un criterio pericoloso. Primo, perché i desideri sono infiniti. Cioè, quando ho raggiunto un desiderio me ne nascono due. Questo psicologicamente è normale. Secondo, perché i desideri sono conflittuali. E quindi è il raggiungimento di un desiderio mio confligge col raggiungimento di un desiderio tuo, e siccome le energie della società, le ricchezze della società sono finite, la società non riesce a rispondere a tutti i desideri. Se si mette per quella strada lì, crea una società più disgregata, perché i desideri tendono evidentemente a disgregare, io voglio realizzare il mio, e una prospettiva sociale meno coesa, meno forte. Il criterio non sono i desideri delle persone, è il bene comune, cioè quello che fa crescere la società e garantisce nella società alle persone la difesa dei diritti personali e della possibilità di uno sviluppo personale il più ricco possibile, ma non dei desideri. Questa è un pochino la mia impressione, può anche essere una visione diversa di qualcun altro, ma mi sembra che anche alcune leggi siano fatte sull'onda dell'emozione, e che rispondono a un bisogno che sembra infinito e immediato, e bisogna fare per forza una legge su questa questione qui, e con il risultato di creare delle disparità, perché dopo un po' deve venire fuori un decreto di legalizzazione in cui alcuni reati vengono depenalizzati. Perché? Perché non possiamo mica andare in prigione tutti. Allora bisogna tirare via alcuni reati. Ma se tiri via alcuni reati, alcuni ci rimangono, alcuni no. Questo vuol dire creare delle disparità nella società che sono pericolose, che poco alla volta possono creare il senso di emarginazione da parte di qualcuno che ha la percezione che siano solo i desideri degli altri che vengono esauditi e non i suoi, e quindi ha una spaccatura. E secondo me il problema più grosso è effettivamente questo. Al di là delle singole leggi, è questo porre al centro la realizzazione dei desideri singoli, delle singole persone o dei gruppi, in una prospettiva che non tiene conto degli altri, in questa ottica. Beh, sul Family Day non ho mica niente da dire, cioè io sono contento che venga fatto, sono contento che venga fatto dai laici, che lo facciano con la loro responsabilità. Mi sembra che entri dentro alle cose normali della vita della società. Se si fa il Gay Pride si potrà anche fare un Family Day, cioè non credo che sia un problema complicato, lo organizzano loro, lo fanno loro, ci va chi desidera. Secondo me ha un significato bello, evidentemente, per il senso di valore che la famiglia ha avuto e continua ad avere. Quindi io non vedo problemi, se non quelli che vengono evidentemente dal fatto che uno può sentire il Family Day come qualche cosa che mette in pericolo qualcos'altro a cui lui tiene. Questo è vero, però credo che questo faccia parte della dialettica della vita sociale e della vita politica.